Dunque tre punti per ripartire nel segno della linea verde. A Grosseto il Delfino dei Giovani conquista la sesta vittoria stagionale, terza in trasferta. Non è il caso di esaltarsi, ci mancherebbe, nel contempo però è giusto rimarcare il ritorno al successo dopo oltre un mese. Non è un dettaglio a prescindere dalle oggettive difficoltà certificate dalla classifica dell'avversario di turno. Non che Teramo, Pontedera e Lucchese fossero di una cilindrata di gran lunga superiore al Grosseto. Insomma, l'equilibrio nei giudizi prima di ogni cosa. Ecco perché la vittoria conquistata in terra toscana deve essere accolta con soddisfazione, senza ovviamente cedere. Non ci sarebbe alcun motivo. Urgono infatti immediate conferme. Serve soprattutto quella continuità di fatto mai avuta. Primo tempo più che apprezzabile, maggiore velocità nella trasmissione della palla, al massimo due tocchi, ben sei limpide opportunità con due gol e un legno colpito dallo sfortunatissimo ma in netta ripresa Eugenio Dursi. Bene anche Giannis, rientro dopo un turno di stop causa squalifica e cinque panchine di fila. L'argentino è stato il migliore dei centrali. Ai margini Memuscei, non al top a causa di un fastidio al ginocchio. A metà campo Pompetti e Diambo, che insieme dall'inizio avevano giocato senza entusiasmare contro la Fermana. Ieri decisamente meglio, non si sono pestati i piedi. A Pompetti il compito di tessere la manovra. Il regista biancazzurro ha giocato un infinità di palloni, con Memuscei non è mai accaduto. Diambo ha mantenuto la posizione fungendo quasi da diga senza tuttavia rinunciare a dare il suo contributo in fase di costruzione. Un solo errore perché esausto e dunque poco lucido in occasione del gol siglato nel finale da Cretella. Tra le note più liete Alessio Rasi, che con un pregevole spunto sulla fascia mancina ha propiziato lo 0-1 firmato da Ferrari al settimo sigillo in campionato. L'ex vibonese preferito Anzita non giocava da due mesi, ovvero dalla sfida interna con la Reggiana. Sorrentino è una garanzia, sarà difficile sfilargli la maglia da titolare, evidente la crescita di Veroli. E poi la prodezza balistica di Luca Clemenza, che tuttavia può dare molto di più. Tanti ragazzi, quattro di proprietà, Sorrentino, Veroli, Diambo e Chiarella, entrato nel finale, più Pompetti, cresciuto nel vivaio. In campo nella ripresa anche Bocic, in sintesi un 2003, 2002, un 2001 e 2000. E il Pescara dei giovani, che possono dare un senso diverso ad una stagione finora deludente.